Ciao a tutti, sono Hermetic Kitten o Kix Shani ed oggi vorrei fare un video tranquillo in cui vi parlo un po' delle ultime cose che sono successe in generale nella mia vita e poi vorrei anche parlare un po' di come faccio i miei video ASMR perché ho ricevuto tante domande su questo. Vedete che il video di oggi sarà un po', diciamo, spartano perché non ho basi d'appoggio che mi soddisfino per questo dispositivo con cui sto registrando l'audio, quindi sto soltanto tenendo in mano il registratore. Allora, prima di tutto vorrei rispondere a chi mi ha fatto qualche domanda su come faccio i miei video ASMR, perché effettivamente c'è stata, diciamo, un'impennata, no? Nella qualità. Prima i miei video erano un po' più, diciamo, sporchi a livello di audio perché non avevo il Blue Microphone, che è questo microfonino qui, che è mio amore, si chiama Baba, mi è stato regalato da mio fratello. Diciamo che con questo microfono, che non è 3D, l'effetto, diciamo, da orecchio a orecchio lo faccio io con Audacity, che è un software di editing audio, e quindi con questo microfono faccio tutto. Poi con qualsiasi dispositivo mi capiti a tiro registro il video, e se non ho possibilità di registrare il video faccio direttamente con le immagini. Quindi quello, sì, anche per editare le immagini io uso o Photoshop o Pixel Editor, che è gratis ed è sta proprio su internet, lo potete trovare lì, potete aggiungere effetti alle foto, potete scrivere quello che volete, insomma è un programma molto utile. Ah, e poi il video lo monto con Movie Maker, che è il programma, insomma, con il quale posso fare i titoli, le didascalie, eccetera, eccetera. Allora, mi avete chiesto quindi come faccio a produrre l'effetto da orecchio a orecchio con i video, insomma con questo tipo di microfono nei miei video. Allora, prima di tutto io registro una base, che è, diciamo, lo strato 1. Dopodiché prendo, diciamo, almeno altri due strati, che sono generalmente solo di suoni, e questi strati li aggiungo come tracce stereo nella mia traccia audio che metto su Audacity. E da lì regolo un po' il volume, magari faccio qualche effetto di delay o cose del genere, e poi lo monto. Quindi questo è il mio metodo. C'era una persona che mi ha chiesto come ho imparato. No, ho imparato fondamentalmente perché non ero soddisfatta dai miei video precedenti, e avendo un microfono un po' più pulito ho iniziato a sperimentare così, e è stato un po' un percorso ancora in evoluzione perché ho tantissimo da imparare, però sono soddisfatta perché finalmente riesco a dare un po' più di profondità anche in termini di qualità ai miei video. Poi mi avete chiesto il suono, quello, quello che si sente così, come lo faccio? È semplicemente il suono della carta. Per esempio, prendo questo libro. Facendo questo, mettendolo da orecchio a orecchio, diventa il suono proprio, anche il tapping. Mettendolo da orecchio a orecchio con una delle due tracce sfalsate leggermente, diventa molto piacevole. E poi un altro rumore era questo, di questo bracciale. Anche messo da orecchio a orecchio produce un rumore notevole, anche un po' forte, bisogna stare attenti. E poi ho trovato in un negozio che, allora, se siete di Roma io vi invito ad andare a vedere quel negozio, è una catena danese, mi pare danese,
che ha aperto Viale Marconi dove stava la Mondadori, diciamo verso fine Viale Marconi, inizio Viale Trastevere, vicino alla stazione Trastevere. E si chiama Tiger, mi pare. Ed è un negozio, sì, un momento che dovrei avere. Qua. Questo è un loro prodotto. Tiger, sì. Dipende tutta oggettistica per la casa, tutti articoli di cartoleria e roba da mangiare, ma cose proprio tipo spezie, tè di tutti i tipi, vendono anche tante caramelle a prezzi contenuti tipo 1-2 euro massimo. Il massimo che ho visto è 5-6 euro, quindi figuratevi. E comunque un'ottima qualità, tipo ho preso del sale rosa dell'Himalaya, che vi vorrei far vedere, ma sto brillando. Non voglio fare qualcosa, però ho preso quello, poi ho preso questo per l'ASMR per 2 euro. Questi praticamente sono wood beads, cioè tipo dei pallini di legno, delle decorazioni per fare delle collane eccetera. Io penso lo userò esclusivamente per l'ASMR. Ho una busta dell'ASMR che è solo per le cose che hanno preso con un bel suono. Tipo questo. Fondamentalmente delle cose di uso quotidiano, veramente tutto quello che mi capita a tiro. Ho usato qualunque cosa, anche un bicchiere di vetro, non importa, però sto cercando comunque di variare un po' diciamo, il bouquet di suoni che vi offro, e sono felice perché vedo che comunque anche a voi piacciono di più questi video, e quindi mi rende felicissima. Ah, poi una cosa che vi volevo dire era. Mi arrivano tantissimi messaggi nella casella email hermetickitten@gmail.com e siccome io uso un indirizzo per l'università, un indirizzo per l'uso comune, un indirizzo per l'ASMR, lo controllo spesso, però non ho sempre tempo di rispondere subito, quindi non vi preoccupate che comunque vi rispondo sempre, però qualche volta mi ci vogliono magari un po' di giorni per rispondere bene. Quindi non vi preoccupate, leggo tutti i vostri messaggi. Addirittura c'era un ragazzo spagnolo che parla benissimo italiano. Pare si chiamasse David o Daniel. No, David. E lui mi ha linkato il suo WordPress in cui scrive in italiano e scrive benissimo, devo dire. E ho visto il tuo WordPress e ti inizio a seguire a breve, anche perché una notizia importante è che ho aperto anche io un WordPress insieme a Wolfberry Whispers, che è Simon, il mio amore. E abbiamo aperto insieme un WordPress in cui condividiamo arte di tutti i generi, visuale, cose che scriviamo io e lui, poesie, cose che scrivo solamente io. E adesso, diciamo, l'abbiamo aperto da pochissimo tempo, quindi ancora in fase di elaborazione, però vi metto il link nel video sotto, così se lo volete andare a vedere a me fa piacere. E tra l'altro non è proprio inerente all'ASMR, però parla, diciamo, di tutte le atmosfere che troviamo in giro, che sono interessanti, tutti i luoghi che vale la pena visitare. Oppure di particolari memorie o pensieri accidentali che ci è capitato di avere. E comunque ha a che vedere, secondo me, con il rilassamento, con il modo in cui guardiamo la vita. E mi sembra una cosa così interessante, quindi se vi va andatelo a vedere. E volevo dire a questo ragazzo che mi ha mandato il suo WordPress che gli ho dato un'occhiata, ma voglio avere il tempo di guardarlo meglio, così ti dico come, diciamo, mi è sembrato tutto quello che penso, cioè. Spero tu vedrai questo video. E che
dire grazie a tutte le persone che mi mandano questi messaggi dolcissimi in cui mi dite appunto che i miei video vi hanno aiutati a, vi hanno aiutato a stare meglio, sentirvi più rilassati, tranquilli la sera quando dormite e volete rilassarvi, non volete pensare a niente, mettete uno dei miei video. Questo per me è davvero qualcosa di bellissimo, importante, quindi grazie. Grazie per scegliere di guardare i miei video, osservarli con tutta questa dolcezza che ci mettete in ogni commento. Quindi grazie di cuore. Che altro dire? Mi sono laureata, quindi adesso sono dottoressa di interpretariato e traduzione. E è stato davvero il culmine di un percorso faticoso, anche doloroso, però alla fine è andato tutto bene, quindi è stata una soddisfazione grande e quasi quasi vi metto qualche foto della mia laurea sul video, così anche voi siete partecipi di questa gioia. Non ho fatto grosse feste perché ho preferito stare con la mia famiglia, con insomma quelle persone che sono familiari per me, e non ho voluto fare cose troppo grosse, magari poi ci penso per la magistrale, però è stata comunque una cosa molto sentita, molto diciamo profonda dal mio punto di vista, e quindi sono felice. Io ho già iniziato i corsi della specialistica, quindi non ho nemmeno tempo di fermarmi a pensare adesso. Che altro dire? Volevo consigliarvi qualche libro così a tempo perso se vi va. Allora, per chi parla inglese, questo libro, The Story of Art di Cambridge, è un libro, diciamo, un manuale di storia dell'arte che va dal 500. Sì, no, anzi, addirittura dagli antichi greci, quindi dal 500 ad oggi, ricco di bellissime immagini e ripercorre tutta la storia dell'arte. È un libro che mi era stato consigliato da un ragazzo che se ne intendeva molto e che appunto era un appassionato di arte, mi aveva detto: guarda, questo libro di Cambridge è molto buono, compralo. Io l'ho comprato ad un prezzo ridotto su bookdepository.co.uk. E me l'hanno spedito senza spese di spedizione, che è la cosa buona di Book Depository. Poi un libro che devo iniziare a leggere, che ho preso tempo fa ma non ho avuto tempo, è La montagna incantata di Thomas Mann, che a quanto pare è un pilastro della letteratura europea. Diciamo che ripercorre i temi anche della malattia e non so bene cosa aspettarmi da questo libro, però ne ho sentito proprio delle recensioni talmente buone, nel senso che è qualcosa che non si può bypassare, che ho pensato: va bene, lo devo leggere. E l'avevo iniziato e mi aveva catturata per diciamo, l'eleganza dello stile di Thomas Mann. Però c'è sempre da imparare, insomma. Vediamo che cosa, insomma, l'esperienza mi ha suggerito, mi ha insegnato che è sempre bene valutare le cose con i nostri occhi. Quindi vediamo che cosa mi dirà questo libro. E poi infine, se non avete letto Borges, Jorge Luis Borges, argentino, Novecento, questi sono i cuentos completos in spagnolo, però non dovete leggerlo per forza in spagnolo. Scusate, fatemi vedere quanto tempo rimane. Ok, rimane meno di un minuto. Questi sono i racconti completi in spagnolo, però se voi non sapete lo spagnolo, volete leggerlo in qualsiasi altra lingua o in italiano, comprate Altre Inquisizioni, che secondo me è un libro che vale la pena proprio di essere letto. Lo stile di Borges è labirintico, ma anche molto 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 piacevole da leggere, con piccoli capitoli,
Sono in genere libri molto brevi che dicono tutto in pochissime pagine. Alla fine, per quel che dicono, dà infiniti spunti. Borges è una forza della natura, quindi se non lo conoscete, vi prego, leggete Borges. Anche il libro d'arena, il libro della sabbia, è molto, molto bello. Bello, e io dico bello su una parola banale, ma in realtà è qualcosa che poi vi porterete sempre con voi. Magari andate in libreria, scegliete a senso quello che vi sembra più adatto a voi. Anche Finzioni è molto molto interessante. È una scrittura labirintica, come un libro nel libro nel libro nel libro, e vi incanterà. Allora, adesso è finito il tempo, stanno per scadere i 15 minuti, quindi vi saluto velocemente e vi ringrazio, vi mando un bacione e vi auguro una buonissima.